quasi 100 pagine e 50 articoli per semplificare la vita del paese. Il premier Giuseppe Conte l'aveva chiamata la madre di tutte le riforme e alla fine il decreto numero 76 del 2020 diventerà legge. Dopo il voto favorevole del Senato oggi, il testo è stato approvato anche alla Camera, 214 sì, 149 no. Ma cosa prevede? Si va dallo snellimento della burocrazia agli incentivi all'economia verde, dal codice degli appalti a quello della strada. Ma facciamo ordine. Il tema centrale è la semplificazione amministrativa, con cui si intende per lo più la digitalizzazione delle procedure per una pubblica amministrazione più trasparente. Il decreto apporta inoltre modifiche importanti al reato di abuso d'ufficio, riducendo al minimo i margini di discrezionalità dei singoli funzionari pubblici. Altro nodo centrale è la disciplina degli appalti, che deroga fino al 31 dicembre 2021 l'affido veloce di opere pubbliche. Dal momento in cui il testo sarà poi pubblicato in Gazzetta, sarà più facile ricostruire nelle zone terremotate soggette a vincolo, e con un emendamento voluto da Italia Viva saranno più veloci anche gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi. Nel testo infine viene poi autorizzata la circolazione delle tre ruote in autostrada, autovelox in città e l'installazione di nuove stazioni di ricarica per le auto elettriche a favore di un'economia più verde.